sulle note dell'inno di Mameli, cantato da Marilina Lattanzio, giovane soprano pordenonese, si è tenuta lunedì sera l'assemblea del Consiglio Comunale di Pordenone, la prima dall'elezione del nuovo sindaco Claudio Pedrotti. I primi argomenti all'ordine del giorno sono stati la convalida degli eletti, il giuramento del sindaco, l'elezione del nuovo presidente del Consiglio Comunale e la comunicazione del sindaco sulla composizione della nuova giunta comunale. Il consigliere uscente Nisco Bernardi è stato eletto presidente del Consiglio con 24 voti favorevoli e 17 astenuti. Il sindaco di Pordenone, Claudio Pedrotti. Il consiglio di questa sera è il primo consiglio comunale di questa nuova amministrazione ed è ancora una volta improntato alla continuità, perché la prima parte del consiglio verrà, come presidente del consiglio stesso, verrà gestita da Sergio Bolzonello come consigliere anziano. I passi sono quelli formali che devono essere fatti in queste circostanze, quindi la convalida degli eletti per prima cosa, poi il mio giuramento, la scelta del vero Presidente del Consiglio, cambio del testimone tra Sergio Bolzonello, poi l'ultima parte in cui io darò comunicazione degli assessori, dei nomi degli assessori, e verranno validati gli assessori dal punto di vista della loro possibilità di esercitare l'assessorato stesso. Il prossimo Consiglio Comunale, che sarà il 27, riguarderà invece la mia dichiarazione programmatica. Quindi diciamo che questa sera è più incentrato sulla parte di formalizzazione, di primo avvio concreto della nuova giunta e dal nuovo Consiglio Comunale, e la prossima tornata sarà invece nell'entrare più nel merito di quelli che sono i programmi di questa amministrazione.